La contraddizione è insita nell'essere umano sin dalla notte dei tempi. Nell'era della pietra solo i cacciatori ottenevano la compagna femminile mentre chi coglieva la frutta non procreava, nonostante entrambi provvedessero al cibo. Nel Medioevo solo chi filava il bronzo otteneva successo nella società, mentre chi filava il rame veniva emarginato e denigrato. Oggi, in era moderna, questa ipocrisia la ritroviamo nel mondo dell'intrattenimento, in particolare su YouTube. Ho notato che nessuno va nel panico se le cose vanno secondo piani, anche se i piani sono mostruosi. Se domani dico che un presentatore guadagnerà 20 milioni per una sola serata in televisione, nessuno dice niente. Ma se dico che anche un solo piccolo youtuber guadagna con i suoi video, tutti perdono la testa! Salve amici internauti e benvenuti in questo nuovo episodio di Mirino su YouTube. Oggi, come al solito, andremo ad analizzare uno dei fattori su YouTube e in particolare andremo a parlare della pubblicità e dell'astio generale nei confronti di questa pratica. Perché la gente odia la pubblicità su YouTube? Come al solito la risposta ci viene data dalla scienza. Così come una corrente di pensiero ipotizza che un malato terminale attraversi 5 fasi dal momento della diagnosi, anche un'altra corrente di pensiero ristretta, e per ristretta intendo molto ristretta, e per molto ristretta intendo che l'ho inventata stamattina, pensa che l'utenza di YouTube attraversi 5 fasi dal momento della scoperta di YouTube e della pubblicità. Quali fasi? Ottima domanda. La fase del rifiuto interessa principalmente quegli utenti che si affacciano per la prima volta sul mondo di YouTube. Immaginate, sono quelle persone che hanno appena abbandonato la televisione perché ormai disgustate dall'ennesima pubblicità sul prurito intimo o sulle emorroidi e cercano su YouTube un attimo di svago, magari cercando un video sui gatti o sui incidenti divertenti, e si trovano di fronte a una ghiacciante verità. Anche su YouTube esiste la pubblicità. E così, dopo aver skippato l'ennesima pubblicità di Fedez con il suo gel per capelli, vanno a cercare su Google chiedendosi: ma perché c'è la pubblicità? Una domanda che li porta alla seconda fase, il merito. Mentre la fase del fastidio si attenua col trascorrere del tempo, ma non sparisce mai, la fase del merito è una fase molto iniziale, che compare principalmente quando un utente è nuovo di YouTube e ancora non segue uno YouTuber specifico. La fase del merito nasce in seguito a alcune ricerche in cui si scopre che la visualizzazione degli annunci sui video è il sistema di guadagno più utilizzato dagli YouTuber per monetizzare i loro contenuti. Infatti, grazie a un accordo con AdSense o con dei network che fanno da intermediari, è possibile guadagnare sui propri contenuti monetizzandoli in base al numero di visualizzazioni degli annunci e alle impressioni. Di fronte a questa terribile scoperta, spesso gli utenti reagiscono nello stesso modo, ponendosi domande del tipo: ma come? Su YouTube è possibile guadagnare dei soldi? È possibile fare dei video su YouTube guadagnando dei soldi? Ma fare lo YouTuber non è un vero lavoro! E quindi c'è la fase del merito, in cui uno YouTuber che fa video, quindi, non merita di guadagnare quei soldi perché non è un vero lavoro. Al che è una contraddizione stupida, perché è anni che i blogger e chiunque ha un sito mette annunci nei propri siti, nei propri articoli, e nessuno dice loro niente. Ma come? Avere un sito non è un vero lavoro. Solitamente questa fase viene superata dal momento in cui si comincia a seguire uno YouTuber. Perché? Perché si comincia a pensare che quell'annuncio che visualizziamo altro non è che una sorta di ricompensa per il servizio che ci viene dato dal YouTuber. Quindi anche se il fastidio non scompare e noi continuiamo a cercare di skippare le pubblicità anche se sappiamo che dobbiamo aspettare 5 secondi, subentra un altro sentimento, ovvero quello di una certa di cupa soddisfazione perché pensiamo di aiutare lo YouTuber con la nostra visualizzazione. Guardiamo i suoi video e diciamo: va bene, però almeno ci guadagna qualcosa anche lui. Purtroppo, anche quando un utente raggiunge questa pace dei sensi, appare un nuovo tipo di pubblicità che subito gli va a scuotere l'animo. Così arriviamo alla terza fase, che è quella della paura. Molti utenti lo sapevano, e chi non lo sapeva prima di guardare questo video lo saprà adesso, esiste un secondo tipo di pubblicità che sono le recensioni o i video sponsorizzati. Per farvi capire meglio questa pubblicità mi avvalerò di un esempio. Prendete uno youtuber che ha 200.000 iscritti e tratta di cinematografia. Questo youtuber viene contattato da una casa di distribuzione di film che gli dice: guarda, se ti paghiamo, fai una recensione su questo film che sta per uscire al cinema. In questo modo cosa succede?
quella casa si garantisce la visione di 200.000 potenziali spettatori e in questo modo c'è un rapporto tra qualità e prezzo. Questo tipo di pubblicità non è molto conosciuto perché viene affidato solamente a youtuber grandi, però ha dei lati oscuri e lati di luce che vanno sempre a mischiarsi. Infatti, nel momento in cui l'utente scopre questa verità, si va a porre irremediabilmente la domanda: ma sta facendo questa recensione perché è un film che gli piace o sta facendo questa recensione perché l'hanno pagato? In questo modo abbiamo paura che la nostra fiducia venga tradita e che quindi il prodotto che ci viene fatto vedere, il film che ci viene recensito o qualunque altra cosa non sia altro che mero merchandising. Questa fase colpisce praticamente tutti dal momento della scoperta, però va a sparire nel momento in cui si scopre di fidarci veramente dello youtuber. Infatti, se io utente ho piena fiducia nello youtuber che sto seguendo, allora non ho paura che le sue recensioni siano guidate solamente a scopo di lucro. Purtroppo non c'è modo di sapere se la recensione che stanno facendo sia sponsorizzata e non c'è modo di sapere, a meno che non lo dicano ovviamente, e non c'è modo di sapere se quello sia il suo vero pensiero o se sia condizionato. Ma se ci fidiamo dello youtuber, allora questo problema non ci viene a posto. Ma questa scoperta di questo tipo di pubblicità ci lascia il seme del dubbio nel nostro cuore. Quando scopriamo un terzo tipo di pubblicità, scoppia il delirio, portandoci così verso la quarta fase, ovvero isteria. Un terzo tipo di pubblicità che troviamo su YouTube è il product placement, un tipo di pubblicità molto utilizzato negli anni addietro nella cinematografia e oggi utilizzato nelle serie TV come ad esempio The Big Bang Theory. Il product placement altro non è che il posizionamento di un prodotto da pubblicizzare dietro compenso nell'inquadratura video. In poche parole, se in un mio video comparisse improvvisamente una bottiglia con il marchio ben raffigurato, potrebbe essere product placement, ovvero potrebbe essere stato pagato per quel marchio in modo da pubblicizzare in maniera indiretta il prodotto. Questo tipo di pubblicità è sempre stata vista in maniera negativa in Italia, con l'accusa di pubblicità occulta o pubblicità ingannevole, mentre è stata utilizzata largamente all'estero con prodotti che spesso richiamano direttamente il prodotto in questione. Ad esempio, la lattina della Red Bull non ha bisogno che venga visualizzato il nome, basti ricordarla perché argento e blu mi sembra, e vedendola già si riconosce che è la Red Bull. Questo tipo di pubblicità, il product placement, è stato introdotto anche su YouTube. Infatti, ad esempio, Francesco Sole utilizza molto product placement. Non sto a dire che tutti i prodotti che cita nei suoi video sono product placement, ma almeno una parte lo sono. E questa è un'opinione mia, quindi prendetela con le molle. Però, quando l'utente è riuscito a fidarsi per le recensioni sponsorizzate, si trova di fronte a degli oggetti messi in bella mostra nei video, va a risvegliare quel panico che aveva appena assopito. Allora, come possiamo fidarci dei video? E cominciamo a vedere product placement ovunque, anche dove non c'è. Quando uno youtuber beve una bottiglia d'acqua in live diventa product placement, mentre in realtà era solo assetato. Tutte queste fasi portano verso un'ultima fase che viene raggiunta solo da una parte dell'utenza, ovvero quella dell'accettazione. La fase dell'accettazione è quella in cui si capisce che la pubblicità altro non è che un altro strumento a favore dello youtuber. Infatti, spesso grazie alla pubblicità, uno youtuber riesce ad avere un guadagno, può diventare un vero e proprio lavoro, e spesso vengono reinvestiti nei video con attrezzature, con apparecchiature che possono migliorare la qualità di ciò che fruite. E quando l'utente arriva a capire tutto ciò, non vede più la pubblicità come un nemico, come un fastidio, ma vede la pubblicità come un sistema tramite il quale lo youtuber si sponsorizza senza chiedere niente all'utente. Ancora una volta il mio lavoro è finito, questo episodio di Mirino su YouTube ha raggiunto il suo finale. Come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace se volete, a commentare se avete qualcosa da dire e se siete esseri umani avete sempre qualcosa da dire, condividere su Facebook se pensate possa servire ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Però, sto trucco mi sta male. Io solitamente sono contro il trucco perché lo reputo volgare, ma così, sobrio, elegante, mi fa risaltare gli occhi. Non c'è male. Poi il rossetto rosso sulla tonalità bianca, direi che è l'ideale. Quasi quasi potrei darmi a make-up. Grazie a mia sorella, che ci tiene a farvi sapere che mi ha truccato lei. Non c'è male. Potrei anche andarci in giro così. Tanto
Se ne vedono i tipi strani in giro, vero?